Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, mi scuso con voi per l'assenza che vi ho fatto aspettare, però ho avuto tantissime cose da fare, tanti impegni, quindi non ho avuto modo proprio di registrare nuovi video. Detto questo, vi ringrazio anche perché siete sempre di più sul canale e adesso vi parlerò dell'argomento del giorno, cioè perché mi vergogno a esibirmi in pubblico. Prima non era così, non è che io ho questo problema dalla nascita, perché sul canale non l'ho mai detto, ma quando avevo solo 11 anni ho partecipato a una sfilata di moda a Torre Bruna, c'era tutto il paese a vedere. Io ho partecipato, ho sfilato senza vergogna, quindi questa cosa mi è venuta dopo. Parecchie persone si sono meravigliate su perché io faccio video, però non riesco a esibirmi. Soprattutto dopo aver visto appunto delle cose che faccio sul canale, non riescono proprio a capire. Intanto dico che fare video, io sto guardando me stessa, esibirmi, guardo un pubblico e questo è sbagliato, cioè per me mette ansia, capito? Fatto sta che adesso vi dirò perché. Allora, per chi non lo sapesse, io sono stata vittima di bullismo alle medie. Diciamo, spesse volte si giocava a pallavolo e i compagni della mia squadra, ma anche se capitavo la squadra avversaria, perché erano tutti uguali, avevano deciso a priori che i miei tiri non valevano. Quindi se io portavo, mettiamo, un punto in più che poteva far vincere la mia squadra non vinceva. Cioè doveva segnare un'altra persona, perché se segnavo io, non lo segnavano come punto. E quello è stato un danno alla mia autostima. Poi arrivata, diciamo, alle scuole superiori, io avevo una professoressa che era molto severa e lei si era messa in testa che siccome ero bassa, per chi non lo sapesse sono alta 1,50 m, comunque, si era messa in testa che siccome sono bassa, non potevo essere brava come gli altri. Spesse volte mi faceva fare degli esercizi semplificati perché lei aveva questo pregiudizio. Altro danno alla mia autostima. Poi è successo che chiaramente gli alunni, vedendo il comportamento della professoressa, agivano di conseguenza. Quindi, quando si dovevano formare, diciamo, le squadre, di solito la professoressa sceglieva sempre due capitani, io venivo sempre scelta per ultima, mi sentivo un po' una patata bollente, quindi altro danno alla mia autostima. Poi durante il quarto anno delle scuole superiori, praticamente c'erano dei corsi a scuola di latinoamericano. Io adoro tutti i tipi di danza, quindi mi volevo iscrivere. Questi corsi non erano corsi soltanto riservati agli studenti, ma anche a alunni di altre scuole, anche agli adulti, chiunque si poteva iscrivere, anche se era un corso che si teneva a scuola, tanto era il pomeriggio. Io andai dalla professoressa e dissi: "Professoressa, mi piace ballare, mi vorrei iscrivere anch'io." E lei mi disse: "È quello che vorrebbero tutte le donne, ma senza un compagno non puoi partecipare." Io mi misi a piangere perché sapevo che non avrei mai trovato un compagno, perché chiaramente ero vittima di bullismo, i compagni miei mi odiavano. Fuori non riuscivo ad avere contatti con nessuno perché ero molto timida, riservata, quindi non sapevo dove andare a trovare questa persona. Non sapevo proprio a chi chiedere. E praticamente questa cosa mi ha fatto molto male. Poi ne parlai con la psicologa della scuola perché raccontai un pochettino la situazione perché ero stata proprio male e lei mi disse: "Guarda, non ti prometto niente, però ti troverò un compagno." Va bene, dopo qualche giorno lei mi ha dato la buona notizia, mi aveva trovato un compagno e quindi ci siamo potuti iscrivere. Andando a questo corso mi sono resa conto che in realtà era una bugia, che non ci serviva un ragazzo per partecipare, non dovevi avere un compagno, ma ti potevi iscrivere anche da solo, perché parecchie coppie si sono formate proprio lì dentro. E poi io stessa avevo cambiato 4-5 ragazzi per ballare. Poi ho visto anche che i maschi erano leggermente come numero inferiori rispetto alle donne, quindi parecchie volte succedevano che due donne ballavano anche insieme.
una delle due faceva la parte, diciamo, dell'uomo. Quindi mi sono sentita umiliata. Mi ricordo che il maestro di ballo, perché lì c'erano anche i maestri veri e propri, no? La professoressa che insegnava ginnastica, si complimentò anche con me, mi disse brava, ma proprio un brava sentito, si vedeva che era proprio sentito, e fatto sta che la professoressa dopo un po' venne, disse al mio compagno, un ragazzo che stavo ballando all'epoca, disse... senti, falle fare solo i passi base perché non possiamo fare le cose più complicate se non abbiamo capito bene. E io penso che di fronte a un maestro di ballo, che ha una semplice professoressa di ginnastica, io penso che ne capisce di più un professore di ballo, un maestro di ballo. Se lui si era complimentato con me, perché allora questa qua fammi sentire inutile? E va bene, però mi sono sentita umiliata perché ho capito tutto. Infatti poi ho fatto soltanto quella lezione e basta, perché non ne potevo veramente più. Fatto sta che sempre lo stesso anno, praticamente la stessa professoressa aveva organizzato una manifestazione danzante in cui gli studenti dovevano partecipare. Era un numero di ballo, di tutto praticamente. Io tutta contenta, che bello, andiamo a partecipare, che bello. Praticamente sono stata l'unica in tutta la scuola a essere stata esclusa dalla manifestazione, perché secondo la professoressa, se io partecipavo avrei fatto soltanto brutta figura. Il giorno dopo della manifestazione, perché comunque io me l'ho fatta venire comunque a riprendere prima, perché ho detto... Ci faccio qua se sono stata esclusa. Praticamente diciamo così, la professoressa venne e mi disse che ero un'asina perché a suo dire io non avevo partecipato alla manifestazione. Cioè, io non ci ho capito niente. Fatto sta che quello fu un danno molto forte alla mia autostima. Infatti io decisi di fare l'esonero perché non ne potevo più. Diciamo che avevo una buona scusa per farlo, perché, scusate, l'emozione. Non so, un po'. Non so, mi sento così, scusate, perché praticamente avevo un problema molto serio che era anche l'anoressia. Quindi, che poi l'anoressia mi veniva proprio procurata da questi atteggiamenti, quindi era come un giro, una ruota, per dire. Cioè, questi si comportavano male, io non mangiavo, stavo male. Stavo male perché quelli si comportavano male. Non era veramente un giro proprio assurdo. Fatto sta che... Fatto sta che ho deciso di fare l'esonero, perché ho detto io qua non mi faccio più umiliare. Nel momento in cui ho fatto l'esonero, l'anno successivo è venuta una nuova professoressa, che tra l'altro mi ci sento ancora adesso, brava, dolce, sensibile, che lei non mi ha mai umiliata, nonostante avessi l'esonero. Certo, lei trovava modi per, comunque per valutarmi, perché dovevo essere valutata, quindi mi faceva fare dei temi, diciamo, tipo parlami della pallavolo, io parlavo della pallavolo, però non mi ha mai vista fare ginnastica, perché non ci riuscivo più, perché anche se lei mi aveva detto vieni con la tuta, dai, fai quello che riesci a fare, ma io non ci sono mai riuscita, perché mi vergognavo troppo. Se lei sta guardando questo video, ma non penso perché c'ha mille impegni, perché comunque è una professoressa, deve pensare alla famiglia, deve pensare a insegnare tutto quanto, le mando tanti saluti, veramente tantissimi, perché grazie a lei che sono riuscita un pochettino a fare ginnastica ritmica dopo che mi sono diplomata, anche se l'ho fatto in privato, però comunque grazie a lei che devo tutto questo. Che mi ha fatto un pochettino riprendere, diciamo. Adesso c'è una persona di voi che mi segue sul canale, che io gli ho parlato di questa cosa. Lui dice: non c'è problema, affronteremo questa paura insieme.
posso dire che è un ragazzo dolce, sensibile, educato, un ragazzo d'oro, però non vi dirò chi è perché non si dice pubblicamente, non si dice, come si dice? Si dice il peccato ma non il peccatore, anche se questa è una cosa bella. Fatto sta che io adesso non vi prometto niente, però questo ragazzo vorrebbe farmi da compagno per esibirci in due. Però non vi prometto niente, ragazzi, non vi prometto proprio assolutamente niente. Per adesso è un segreto, poi si vedrà in futuro. Io non posso credere che lui abbia fatto una cosa del genere, perché non è da tutti, veramente non è da tutti. Io ci sono rimasta. Ecco, cavoli, cavoli, tu faresti veramente questo per me? Perché comunque se si è in due, la tensione è meno, perché comunque c'è sempre un'altra persona. Perché il mio sogno è sempre stato quello, comunque, di continuare con gli spettacoli. E non è giusto, non è giusto che per colpa di certe persone che mi hanno fatto sentire inutile, io devo rinunciare ai miei sogni. Non è giusto, nessuno di noi deve rinunciare ai propri sogni perché delle persone, anche se è un professore che ti fa sentire inutile, non è giusto rinunciare ai propri sogni. Quindi i sogni vanno inseguiti. Ed è giusto così, anche perché non si sa mai quello che può succedere nella vita. Quindi penso che la vita vada vissuta appieno. Se siete arrivati fino a questo punto del video, vi ringrazio perché per me era un video molto importante che ho voluto condividere con voi. Per me è un'emozione unica. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su e continuate a iscrivervi al canale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Perché veramente, ragazzi, mi state regalando un sacco di emozioni, perché per me sono emozioni queste. Sono emozioni. Veramente grazie di cuore.